Anche se in double però è tosta. Proviamo sta hot potato, va. Oh, ok. E non spara. Ok, potrebbe essere divertente, è sicuramente particolare. Ma fa male anche a me l'esplosione, immagino. Se no non si chiamerebbe Hot Potato. Non la vedo troppo bene però, eh. Che si muove a cazzo suo. Sto sbagliando qualcosa? O è così che funziona? Che il timer si resetta quando cambi stanza, pare. È abbastanza stramba. Vabbè, devo solo trovare la foglia, no? Che palle. E ovviamente niente stanze del tesoro. No! Volevo prendere Tarot Clot, ma vabbè. Palle, magician. È abbastanza strana comunque sta cosa, eh. Ma c'è modo di ottenere questa combo giocando con l'originale Tainted Forgotten? Bella però difficile. Sono morto 3 volte a Satana prima di farla. Andare lì è fattibile. Ma con Satana, se non hai cose come Brimstone Bombs, diventa tosto. Già Chariot con Tarot Clot diventa ottimo. Non penso proprio, ok. Boh, ci provo, però è abbastanza particolare come cosa, non saprei. Cioè, già mi ha fatto strano Forgotten Tainted normale. Però non capisco come faccio a non farlo andare così lontano ogni volta. Parte che ho sentito che se usi l'analogico puoi mirare bene. Tipo in diagonale. Il corpo è l'unico modo che ho di far danno e lo devo prendere, però non posso avvicinarmici. Ok, ho fatto esattamente quello che volevo fare e probabilmente dovrei fare più spesso. Ma che due coglioni. Cioè,
ce l'ho il tempo di attraversare la stanza. Ok. E qui posso entrare. Buono. Le bombe non sono troppo utili, ma ok. Bombe infinite, ok. Ma... ok. Ma porca troia. Cazzo. Ok, allora, abbiamo i soldi, quindi mi compro questo. Lui non sembra che riesca a entrare nella porta da solo, però. È abbastanza complicato. Ci prende il timing bene, però magari faccio delle cose fighe. Ok. L'aumento di vita l'ha preso anche senza il mio consenso. Va bene così. No. Ho visto la tinted, eh. Va bene. Ancora vivo. Beh, posso prendere sempre questo. Spara. È qualcosa che spara, quindi non posso dire di no. E contemporaneamente non posso nemmeno... mi conviene andare a patti angelici. Assolutamente mi convengono i patti angelici. Minchia, che casino. Proprio a livello mentale è impegnativa sta cosa. Bravo che mi rompi pure la tinted. Vaffanculo però, eh. Che carta c'è? The Fool, non mi serve a niente. Allora, questo non va bene, non va proprio bene. Non va per un cazzo bene. Che palle. Mi servirebbe più velocità, ecco cosa. Almeno per poter tornare a recuperarlo più facilmente. Che palle. Lucky Penny. Ma vaffanculo. Cioè... ma vai a fare in culo, non so dove mi devo andare a nascondere. O sono io che mi sono rincoglionito e non lo riesco a usare in un modo decente.
pure complicatissimo così tanto. Cioè, che fastidio, non mi sta piacendo molto questa challenge, sinceramente. Non mi sembra un'idea così geniale. Poi manco rimane sul posto, capito? Quindi c'è ancora più complicato. Cazzo, me ne faccio delle bombe, chi lo sa. Qui ci vorrebbe qualcosa per riprenderlo, per farlo tornare alla base. Ma vai a fare in culo, guarda te. Poi ti mette ansia. Cioè non è facile a colpirli. A meno che non lo lanci proprio all'ultimo, ma anche quello è complicato. Quello che mi serve è un modo per rigenerarmi la vita, tanto per cominciare. Un aumento di vita, cioè di velocità. Non ho proprio idea di come devo fare, ecco appunto. Ma vai a fare in culo, che cazzo l'ho visto. Cioè sono le mosche il problema, i nemici quelli più deboli. Cioè, ma io come faccio? Perché parte troppo lontano, non ho modo di farlo fermare a mezz'aria. Il problema è che è fatto proprio in un modo che c'hai giusto giusto il tempo per ammazzarli questi. Porca troia, perché non ha velocità sto personaggio. È troppo lento. Non ho fisicamente il tempo di fare tutto tra un'esplosione e l'altra. Range down no, e il tap sì. Infested, Chariot, range down. Ma poi perché mi devono scomparire le carte? Che fastidio pure sta cosa. Come se non fosse già abbastanza complicato. Prendiamo questo. Stavo pensando se mi voglio comprare qualcosa, ma vediamo al massimo la carta di Emperor inutile. Compro pure il sacchetto, vabbè, è stata una perdita di tempo. Se voli, buona serata anche a te.
Appunto, se no, aumentare il danno non aumenta il danno delle esplosioni. Mi conviene prendere oggetti difensivi che danno i patti angelici. Se vuoi rimani sul posto quando esplode, non ho capito. Occhio a bombardare le donation machine. No, vabbè, in caso uso le bombe normali, però non ho capito qual è il problema. Non c'è una stanza segreta lì? No, ok. Che fastidio! Madonna, che fastidio! Cioè, è fatto in un modo che proprio non puoi farlo senza perdere un sacco di tempo. Ma porca troia! Ma ti pare giusto? Comunque, ho pensato ai patti angelici prima di tutto per non usare la mia vita e secondo perché pensavo ad oggetti difensivi piuttosto che offensivi. Chiaramente se trovo l'immunità alle esplosioni è fatta. Se. Lasciando perdere il come, partiamo dal se, la trovo. No, secondo me è proprio tediosa questa challenge qui. Perché com'è fatta? Perché l'idea è carina, però la meccanica non funziona abbastanza bene da giustificarla. Ok, forse abbiamo trovato la stanza segreta. Ok. Sparare col famiglio è veramente una cosa orribile. Un oggetto. Allora. Che due coglioni. Va bene, facciamo così. Ah, giusto che le bombe le mette là. Ma vai a fare in culo. Ok. Toothpicks. Inutile probabilmente. Questi nemici qua sì, si può fare senza neanche troppi problemi. Questo già non lo so. Anche se sembra che stia indugiando, non so come mai. Dovrebbe essere morto. Bene. Ne è valsa la pena per Toothpicks, boh? Black Lotus. Beh, questo non mi dispiace affatto. E un'altra The Chariot. Che per il momento non ha un'utilità, ma magari l'avrà dopo. Ah, il fungo che è sopravvissuto pure all'esplosione. Magari sono io che ci devo ancora prendere la mano, però non sono molto convinto. Perché, cioè, non posso mirarlo bene il personaggio, è questo che mi turba. Mi servirebbe una scorta infinita di cuori neri, ecco cosa, sì.
Allora, ci sarà sicuramente una stanza super segreta lì. Questi non li posso manco prendere, no. Allora, la segreta l'ho trovata. Mi servirebbe trovare il negozio. Beh, che sarebbe anche facile skipparle le stanze, però soprattutto all'inizio, porca troia, uno ha bisogno di potenziarsi un minimo. Cioè, c'ho troppa paura. È difficile a lanciarlo correttamente, pure col Forgotten Tainted ho avuto le mie difficoltà. Vabbè, ormai li compriamo gli oggetti che facciamo. Siamo qua. BBF non so se aiuta. Si dovrebbe in qualche modo. E Piggy Bank, boh, sì, immagino. Aspetta, il boss è di su. No. Dai, scoppia! Che palle! Che palle! Che palle! Sì, vabbè. Poi? E vaffanculo. Che cazzo. Mister Dolly. Almeno sono cuori. Bene, qui abbiamo la scelta di non so che cosa. Abbiamo pure fatto partire ovviamente il combattimento con l'angelo. Immagino che prenderemo quello. Ma guarda te che situazione, non mi posso muovere. Prendiamo questo perché abbiamo già pagato. Holy Light non farà niente. Che altro c'è in questo piano? Niente di importante. Secondo me la possibilità di trovare il Maw of the Void. Sì, forse le Brimstone Bombs, sì. Cazzo. Ok, è vero, gli oggetti difensivi vanno tutti sul corpo. Non lo so, sul momento mi sembrava meglio conservarmi i cuori. Ma guardate che roba. Ma vai a fare in culo. Che cazzo di challenge, ma veramente. Comunque anche trovare un orbitale tipo una Sacrificial Dagger che gli gira attorno non mi dispiacerebbe, per dire. Però guarda caso, con tutti gli oggetti che potevano uscirmi, chiaramente il patto angelico mi è uscito mentre avevo la Curse of the Blind. Di manco lo posso sapere. Niente, eh? Vabbè. Madonna, ma che disastro. È tornato zuppino. Sì. È tornato. Per vedermi soffrire, immagino. Ma guardate che roba. L'esplosione è pure enorme. E ovviamente non so neanche quanta vita ho. Guarda te che roba! Ma
non entra nella porta perché lo tirano. Beh, qui non posso fare molto. Cioè, questo orbitale è l'unica cosa che mi permette di fare qualcosina in questa partita. Ed è terribile questa storia. Non sarebbe ne... Ok, questa stanza è un inferno. Cioè, non ho proprio idea di come dovrei comportarmi. Posso sperare che li colpisca a culo tipo adesso, ma a lanciarlo io mi confondo e basta, secondo me non faccio niente di buono. Per qualche motivo sta anche funzionando, ok. Porca. Ma poi guarda se uno non deve bestemmiare. Sì, potevo evitare di prendere quel danno, è vero. Ma è snervante. Dai, il negozio. Insomma, anche io che me ne faccio delle bombe, però. Mi pare male a lasciarle a terra. Il gioco me ne sta dando così tante, guarda un po'. Ovviamente non è servito a un cazzo. Che devo fare? Devo davvero aspettare che me li ammazza tutti lui così? A questo punto mi cerco pure la foglia, come se dipendesse da me trovarla. Dai, che è quasi morto. Appunto. Ci vorrebbe un'altra cosa che attira i nemici verso la bomba. Giusto per renderlo un pochettino più fattibile, perché... Visto che la mira è quello che è... Guardate che non riesco a prenderlo manco. Uno speed up. Non dico moltissimo, un minimo. Vabbè. Praticamente impossibile. Perché va oltre il nemico il colpo, cioè il corpo. Bene per il range up. Ti fa pure passare la voglia di rompere tutte le rocce, che sarebbe una cosa molto saggia da fare in queste situazioni. Cazzo. Però lì c'è una tinted. Tipo il magnetismo, non lo so, qualcosa. Allora, no, però non va bene. Dovrei trovare la stanza segreta. Dove la cerco? Non può essere lì. È lì, e non c'era entrato. Ok. Perché devo far saltare questo tizio. Magari trovare anche Magic Mash. Non sarebbe una cattiva idea. Addicted. Però probabilmente Magic Mash non è aggiornata. Tanto non farebbe chissà quale differenza. Mi piacerebbero le sinergie delle bombe, ma dove le trovo?
Allora, vediamo se c'è una stanza super segreta da qualche parte. Non c'è lì. Potrebbe essere qua in alto, no? Va bene, allora niente super segreta, evidentemente. Ok, questo è stazionario, non dovrebbe andare malissimo. Peccato che la mia bomba non lo sia, però vabbè. Praticamente è come giocare con una troll bomb perennemente, una troll bomb d'oro perennemente sullo schermo, che è il tuo unico modo per far danno. Questo non penso che faccia niente. La vita la gradisco. E per quanto riguarda l'angelo non ho scelta. Non ci sono dubbi. È un angelo. Se solo riuscissi a diventare un maestro nell'arte di lanciarla all'ultimo momento. Senza farsi male, tra l'altro. Ma guarda te che roba! Che fastidio! Che fastidio! Non so dove devo andarmene. Cioè, guarda te che roba! Cioè, manco un aumento di velocità mi hanno dato. Sì, forse Minimash era ancora meglio, hai ragione. Quanta vita mi è rimasta? Beh, oddio, la vita ce l'ho almeno, non mi posso lamentare. Cioè, posso e devo lamentarmi perché fa veramente cagare questa cosa, però... Almeno la vita c'è. Va, 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 va. Cioè, guarda te! Allora, il detonatore. Il detonatore funziona con questo coso? Perché sarebbe buonissimo se il detonatore funzionasse. La roccia. Non mi posso manco avvicinare perché sono circondato dai nemici. Cioè, la mia stessa arma è una bomba che fa male anche a me. Cioè, è assurdo. Dovrei controllare lì. Quello è buono. Maledizione, maledizione. Questa storia che si continua a spostare veramente è troppo. Allora, devo stare attento perché queste mosche qua possono trasformarsi nelle mosche che sparano. E devo stare super attento a... Non vorrei che lui cade nel coso. Questo è il piano di mamma. Quindi... Se voglio dormire nel letto lo devo fare prima di mamma. Allora, suppongo che la carta di credito vada presa subito e usata subito. Perché è meglio Sheriot a portarselo. Vediamo questo cosa mi dà. Se trovo qualche pillola buona, placebo è buono. Però finora le pillole non mi sembra che fossero tanto buone. Forse è meglio la Mom's Box. Però si accettano suggerimenti. Guarda che se ne va da solo, mamma mia che fastidio. Bombe e chiavi, ok, posso farne a meno. Tipo adesso non ho capito come ho fatto a lanciarlo così poco lontano.
The full mi conviene tenermelo e lo uso dopo mamma. Ok, non c'era speranza di fare niente di diverso. Ma porca troia, porca troia. Cos'è la wild card? Boh, sono sicuro che se c'è un momento per imparare cosa fa non è questo. Porca troia, sono tutte the full. Il segreto è lanciare in diagonale. Però è complicato. Mica è facile. E se solo avessi un po' di velocità in più. Solo un po' di velocità in più. Che altro amuleto ho trovato? Quello. Non, no, non mi serve. E neanche quello, però ormai l'ho preso. Ok. Ma vaffanculo, ma vaffanculo. Cioè se n'è andato. Fossi riuscito a spegnere i fuochi almeno. Scoppia. Ok. Ok, allora. Ma porca troia. Non va praticamente mai dritto dove lo lanci. Questa cosa mi fa imbestialire. Vuoi usarmi anche una chiave, già che ci sei? Vabbè, non c'è niente. Tra l'altro pure mamma rossa. Ma guardate che roba. Cioè non la riesco proprio ad acchiappare. Si può schiacciare da sola la sua mano? E quello che è successo non credo. Ma vaffanculo. Ci credo che hai avuto difficoltà da Satana. Tempo. Cioè se non è perfettamente in sync il piede e l'esplosione di lui non serve a niente. Dai che manca ancora un colpo. Ok. Negativo. Patto angelico. Questo mi sembra che sia buono, giusto? Cosa fa quella Purifying Light? Dovrebbe far male ai nemici, quindi anche se non li prende... Sembra... Credo che sia una buona cosa.
Sai che ti dico, lo sperimentiamo contro l'angelo adesso. Sperimentiamo contro il ratto. Certo, perché ovviamente non devo mai avere il tempo per togliermi, però sembra funzionare molto bene. Almeno quello. Allora, mi manca ancora una stanza da esplorare. Devo dormire nel letto e riprendermi quella casa. No, c'è anche questo. Ok, quello non serve a niente. Ok. C'ho la blank rune e la blank rune. Vediamo se una di queste è una pertro. Meglio mamma rossa delle altre. Ma le altre attaccano meno col piede. E il problema di questa configurazione è proprio quella che devo attaccare col piede. Cioè, devo attaccare il piede. Quindi, quella non era una pertro. Tanto comunque intendo portarmi The Chariot, quindi mi conviene usarmele tutte subito. Però sì, questo oggetto qua funziona, mi sembra una buona cosa per questa situazione qui. No, era una da gazza, va bene. Che poi c'è pure questa cosa che interrompe l'animazione nel momento in cui tu raccogli un trinket o qualcosa. Non puoi fermarti un attimo a pensare. Ok, lì c'è The Chariot, quello non lo voglio. Prendiamo la Soul of Isaac e vediamo che cosa riusciamo a rirollare al negozio. Non mi aspetto chissà che, però bisogna provarle proprio tutte. Buono. Soul of Isaac. Oddio. Allora, aspetta. Cioè, posso attaccare con Forgotten. Sinceramente non so, però. Penso che non valga poi così tanto la pena. Poi magari mi sbaglio. Voi che dite? Se vai un ferro di cavallo, non ho capito la cosa del ferro di cavallo. Comunque, boh, non lo so, a me ha messo in difficoltà, posso dirti questo. Ok, non ho intenzione di provarci da quel lato. Cioè, fa tutto lui, fa tutto da solo. Me ne frega niente. E devo pure far saltare questo se voglio. Cioè, aver paura del tuo stesso corpo, cioè, è stranissimo. Ok, andiamo a dormire. E a riprenderci Chariot anche. Fastidio le stanze lunghe. Era ovvio che avrebbe funzionato, no? Alla fine il cuore bianco manco mi è servito. E niente, devo scendere. Se ti muoio, tu lo prenderesti. Non lo so, è che penso che sì, pure la Curse of the Lost. Penso che l'amuleto giusto possa veramente fare la differenza in questa situazione. Quindi
Oh, però funziona sto coso. Certo, c'è sempre il problema che lui deve stare nelle vicinanze, ma almeno è un po' più clemente sotto questo punto di vista. Beh, questo lo posso prendere, tanto non lo perdiamo. Porca troia. Va bene lo stesso. Ok, bravo, bravissimo. Renditi utile. Questo danno qua è una specie di contentino, perché anche se non lo prendiamo proprio bene bene, comunque abbiamo dei danni assicurati. Bene. Non proprio bene. Cioè, fa quel danno ad area proprio che dà quell'aiutino in più che mi serviva. È stata un'ottima cosa, veramente. Chissà che nel primo patto angelico che cos'altro avrei più. Perché anche un Olimentol avrebbe fatto tanto differenza, no? Olimentol funziona con questo personaggio, deduco, perché non dovrebbe. Questo è un vicolo cieco, quindi io me ne vado. Puoi vedere che mi farà fare giusto l'unica strada che non voglio fare. Ecco, ecco. Sì, questo sì. Non noto grandi differenze, ma dovrebbe funzionare. Cioè, non vedo perché non dovrebbe funzionare. Il bello è che siamo già a 2 oggetti di gappi. Ecco, allora potrei... In alternativa potrei prendere... questo. Non so se mi conviene. Certo, le mosche aiutano. Il potenziale di questo però è molto più elevato. A parte che tenerlo mi dà un... un boost ulteriore alla velocità. Però c'ho quasi 10 di danno. Che cazzo. Le mosche dovrebbero funzionare. Aspetta, di qua devo andare. Certo, non qui. Ma perché? C'è un modo per farlo finire. Dove voglio che finisca. Porca troia, che fastidio. Oh, fatemi uscire. Ma vaffanculo. Fortuna che ho il negativo. Il negativo sta aiutando almeno a mitigare i danni. Cos'è, Pertro? Ma Pertro dove la uso? Madonna, che rischio. Una mano, per favore, datemi una mano. Cioè, guarda te. Non mi posso muovere. Giusto, e quando uso il coso devo aspettare, vaffanculo. Porca troia. La Jada Stang non serve.
Dove devo andare? Forse di qua. Tinted, se l'hai persa. Sì, sono più preoccupato di arrivarci da Satana, in realtà. Perché... cioè, nella situazione attuale secondo me lo batterei. Però ci devo arrivare con così tanti cuori. Questo è buono però. Metti che mi esce un patto angelico. Ok, Mama Gordy non dovrebbe essere un problema. Purtroppo niente patto angelico. Allora, questo mi può servire. Per un oggetto solo non credo valga la pena togliermi questo anche leggero aumento di velocità. Bello comunque che il gioco non ce n'abbia dato manco uno. Già con questo personaggio ho letto che valgono la metà. No, comunque è tutta un'altra cosa adesso. Cioè, persino sto boss qui. Devo solo stare attento a non farmi male da solo, perché per il resto penso che adesso sia molto più ok. Anzi, addirittura le esplosioni adesso potrebbero essere un problema. Però no, funziona. Giusto per curiosità, Judgment. Adesso proviamo a usarlo. È una buona idea per aumentarci le chance di patto. Per non perdere troppo tempo chiusi con loro. Ovvio. Ho perso completamente la concentrazione. Ok. Immaginavo che non sarebbe servito, però almeno sono tutti da quel lato, quasi tutti. Ho paura a lanciarlo e sconvolgere questo delicato equilibrio. Perfetto. Ok. Porca troia, che fastidio! Porca troia, sono stato scemo. Perché mi innervosisco proprio con questa cosa che continua a prendere danno a cazzo. Vabbè. Come dicevo, il punto è arrivarci. Non c'è una secret room lì. The World è buono usarlo anche subito. C'è una libreria lì, attenzione, un po' tardi. Però la secret room la devo visitare comunque. Allora, delle monete ne posso fare a meno. Buono. Ricordiamoci The Chariot. Allora, ragioniamo.
Questo può servire, però non è quello che voglio. Hangman non fa niente. A parte dare il volo alla mia testa. Aspetta, sta ferma con il volo. Ah, ecco cosa intendevi dire. Comunque credo proprio che prenderò questa, l'invulnerabilità. Anche se durerà pochissimo, però un aiuto. Cazzo. No. Non posso. Va bene, dai, l'ha fatto lo stesso. Il patto c'è uscito. Ed è Elo. Musica di Halo, per favore. Ogni singolo cuore blu aiuta e penso che mi convenga anche combattere l'angelo a questo punto. Perché mi esce sempre quello sbagliato, però? Allora, se non ci perdo più di un cuore ne valsa la pena. Va bene. Ma porca troia, ma che fastidio, ma che fastidio, ma che cosa inutile. Ma che porca puttana. Va bene, io direi che vado giù. Buco Shadow e punterei la mia anima, ok. Ah, mi stavo scordando del Chariot. Ok, si può fare forse, dipende da quanta sfiga c'ho. Però veramente mi fa veramente innervosire questa cosa, perché cioè fuori di testa. Ma vai a fare in culo. Non so come devo fare. Così devo fare. Se no, come faccio? Ok. Allora, l'importante è controlliamo tutti questi fuochi. Per favore non mi resettare la stanza, che veramente mi serve tutto tranne quello. Ok. Sto pensando se usare o meno l'invulnerabilità. La uso, perché sennò ci divento cretino. Ho trovato la soluzione. Ok, allora, Death sappiamo cos'è. Anzuz, perfetto, perfetto. Abbiamo The Chariot e l'altro è Death, ok. Vabbè, non so cosa si aspettavano che io facessi lì, però ok. Questa è un'ottima stanza, direi. Anche senza quei cuori sarebbe stata ottima, ma così ancora meglio. E ci siamo. Anzi, diamo un'occhiata in questi ultimi teschi per sicurezza. Anche se veramente ci sto perdendo la voglia di vivere a fare sta cosa. Quella sarebbe buona, ma abbiamo già The Chariot.
No. Ok. Calma. Cazzo, mi sto confondendo tantissimo. Perché sto cercando di guardare anche lui. Però questa non è la fase peggiore, la prossima è la fase peggiore. Ok. Che ci voleva? Facile. Insomma, mi ha sbloccato The Shell, guarda un po'. Wow. Potevi usare la Holy Card. Sì, però la Holy Card mi dà un Holy Mantle, scusami. E un Holy Mantle ti dà molta meno invulnerabilità di quanto te ne dà un The Chariot doppio, no? O hanno cambiato la Holy Card in qualche modo? Ah, prima la Holy Card mi pare che durasse solo per la stanza corrente, o sbaglio? L'ho usata pochissimo, devo ammettere.